Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika. Allora, altro video in collaborazione con Banggood, che ringrazio tantissimo Alessia, perché noi parliamo sempre con lei, Alessia è stupenda veramente, ma sono tutti veramente bravi e cordiali. Allora, è video tutto dedicato agli slime, perché ho scelto tutti slime e so che tante di voi ne saranno felici di questa cosa perché li adorano, ma anche a me piacciono tantissimo e soprattutto ai miei pargoli, ai miei bambini. Allora, devo farvi vedere, partiamo subito con questo, che è una confezione di questi fatti a macaron, che purtroppo non è colpa neanche loro, ma il viaggio è lungo, lo sapete da dove arriva Banggood. E mi è arrivata la scatola un po', non è la scatola rovinata, adesso l'abbiamo già aperta, tutto quello, perché si vede che questo non era chiuso bene, adesso ho messo sotto lo scottest, e infatti questo è un barattolino che è vuoto, cioè si vede che è proprio uscito tutto, infatti ho pulito un po', ho cercato di rimediare al danno per non sprecare neanche gli altri, perché gli altri comunque sono sigillati, e sotto c'erano anche delle specie di sticker rigidi dove tu potevi fare, questi ve li faccio vedere, perché questa confezione qua era proprio bella, cioè ancora bella perché gli altri sono intatti, si vede che si è proprio aperto questo nel tragitto e si è rovesciato tutto, questo c'era proprio il portachiavi da fare e c'era in fondo, li ho buttati perché erano tutti bagnati di slime, era tutto proprio secco, delle figurine tipo dei dolcettini e cupcake che tu potevi attaccare all'anellino e fare il portachiavi, pazienza, d'altronde posso capitare, però se dovrebbe succedere, non è detto che succeda sempre, è successo a me, è arrivato così, però se dovrebbe succedere una cosa del genere loro non hanno nessuna difficoltà a cambiarvi, a rimborsarvi, a fare, sono tutti cordiali e purtroppo queste sono cose che possono capitare, però è giusto che faccio vedere come mi è arrivato, per carità non è che è successo niente, anzi sono bellissimi comunque, vi faccio vedere gli altri colori che ci sono, questi perché il verde non c'è più, utilizzerò la scatolina. Allora, macaron, vedete la confezione era proprio anche, vedete come è rimasta un po' bagnata, è carina, era proprio fatta bene con questi appunto 6 colori, 6 slime, ed era proprio la confezione è proprio bella, cioè sono fatti proprio bene. Adesso andiamo a aprirne uno a uno, poi vi faccio vedere anche tutti gli altri. Allora apriamo il rosa, ok, guardate, profuma di caramella, anche questo è molto freddo, bisogna lavorarlo. E questi sono, si spezza, è normale, bisogna giocarci, cosa che faranno i miei figli. Vedete, sono rosa, bello trasparente e profuma di caramella alla fragola, buonissimo. E dai, non sono male come slime, anche questi qua di Banggood. Allora, e uno rosa, poi apriamo l'azzurro, questo qua qualcosa di mentoloso, vediamo anche questo, cioè, con questo caldo puoi prenderli in mano adesso che è bello fresco. A giocarci, vedete si spezzano perché logicamente bisogna, cosa vuoi giocarci? Tieni amore, prendi quello rosa intanto. Era lì che mi guardava, anche questo si spezza però, amore. Belli, belli, poi la confezione questa fa così, è troppo bella, che è già stata fatta in giro, ci sono, però sono troppo belle. Ecco, questo è un altro rosa diverso, sì, quello che ci ha preso mio figlio più chiaro. Questo qua più sul fucsia, no, sul fluo questo rosa. Anche questo qua si spezza, però se ci giocate un attimo, lo maneggiate un attimo, poi il problema non c'è, vedete. C'è il mio cane, senti gli odori anche te, senti i profumi amore. Ecco qua, poi apriamo il viola, lilla più che altro, questo sa di fiori, saponetta qualcosa, che buono. Adesso aspettate che togliamo anche questo, sì amore, il mio cane, non potete capire com'è. Anche questo spezzandosi, però sembra un vetro trasparente, troppo bello, colorato poi, meglio ancora. Aspettate che c'ho qualche pezzo. E adesso andiamo a aprire il giallo. Peccato per il verde perché era bello anche quello sicuramente. Questo, anche questo sembra strano, un limone strano, ma tipo saponetta. Sono un po' tutti saponettosi, un po' strani, però molto delicati, buoni. Guarda. Bello. Retroscena di casa Nika. È bello? Ah, adesso che ci stai giocando bene. Ho fatto un vetro gigantesco. Anche questo giallo. Che profumini. Una bolla gigante.
E questi sono i macaron che ho scelto. Li rimettiamo qua nella scatolina. E uno ce l'ha mio figlio. E poi faccio vedere questo, che è bianco e nero, che ho scelto. Adesso vediamo com'è, perché questo qua ogni tanto quando arrivano già li sbirciamo, non usiamo niente. Ma questo qua non l'ho proprio aperto. Adesso vediamo insieme la sua bella confezione, proprio sigillata comunque, perché rimane. Questo non sa di niente in odore. Adesso vediamo com'è. È tipo il butter questo, tipo, sì, penso di sì. Dopo confermeranno i miei figli quando lo passo a loro. Vediamo. Eh sì, tipo, adesso lo mischio già insieme bianco e nero, perché si mischia nel toglierlo. Vediamo. Proprio sembra liquirizia. Adesso vediamo. Mi sono diventate le unghie nere, ma poi lo togliamo. Qui questo è tipo il batte, però è molto più morbido. Guardate il colore mischiato insieme. Da questo non mi ricordo se c'erano anche altri colori, però non lo so. Io l'ho preso bianco e nero. Proprio adesso, sì, adesso ve lo passo, che ansia. Fatemelo vedere prima anche io, voglio giocherellarci. Aspettate che ho il pezzo attaccato. È diventato, si diventa tutto nero, poi adesso, ecco, adesso si divertono loro, toglietelo tutto bene dalla scatola, grazie. Mi è diventata l'unghietta nera, ma dopo tanto va via. E niente, adesso andiamo ad aprire questi. Ho preso 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di questi qua, con la frutta, che hanno l'apertura tipo questo, così, un po'. E poi hanno il suo coperchietto qua bianco. E poi questo qua arancia. Vediamo. Questi qua sono proprio poco prodotti, perché la scatolina è piccolina, però dai, sono carini. Mi piaceva proprio la confezione con la frutta, l'anguria, il kiwi, la fragola, il limone, l'arancia. Anche questi, ma questi sono belli morbidi, sono proprio, la consistenza è proprio morbidosa di questi, infatti guardate come si aprono. Questi sono proprio morbidi, dopo vi faremo sapere, più li maneggiamo, più ci giocano i miei figli, vediamo. Infatti questi qua non si spezzano proprio, sono proprio, è proprio più molle questo. Allora, questo abbiamo detto che è l'arancia. Poi vediamo l'anguria. Sì, adesso continuerò il video con la mia unghia nera. Anche questo qua sembra saponetta più che anguria, però profumo è delicato. No, questa è fragola, scusate. Quella è l'anguria. Anche questo qua bello, bello morbido, freddo, perché anche questi sono freddi, però non si spezzano. Questi qua sono già proprio più mollicci, si aprono bene. Proprio molto bene. Adesso la consistenza è proprio più molle. Però non sono male, anche perché comunque non sporcano, neanche assolutamente. Faccio vedere ancora bene l'apertura. Infatti questi proprio non si spezzano. Allora, questo fragola. Poi si li slani, li prendi da tanti posti, così si provano e poi si vedono come sono. Andiamo con il kiwi. Che bello questo colore verde. Anche questo. Un altro odore di tipo saponetta, tipo di roba neutra, non è proprio profumato come della loro frutta, però è gradevole. È delicata come profumazione, anche questo, che bel verde. Sono proprio molli questi, però non sporcano, non appiccicano. Belli, dai, dai, carini. Insomma, sono slime che non costano neanche carissimi, alla portata di tutti. Questa è l'anguria. È avuto un pezzo secco. Aspetta. Si vede che con il morbido che è, può anche capitare che esca. Per carità. Questo qua, sì, anche questo qua. Sono tutti un po' di saponettina, saponetta delicata. Non hanno proprio il profumo della frutta, che è proprio il packaging che è fruttoso, così è bello. E anche questo, tutto bello. Sì, dopo bisogna giocarci. Poi, come tutti gli slime si fanno. Cosa vuoi vedere anche questi? Aspetta, ti do l'anguria? Sì, vuoi. Tieni, amore, giocaci. Grazie. Poi andiamo a fare questo qua. Non so, un altro limone sembra. Sembra ancora limone, forse qualcos'altro. Questo è limone, questo qua che sto prendendo adesso, di sicuro sì, perché
la figura, la fetta di limone, anche questo. Oh, sono troppo bene. Questo si spezza. Quale già di più. Già aperto? Questi, amore, perciò okay. Giocateci. Questo qua è già meno molle degli altri. Anche questo qua sì. Non sa di limone, No, non fa fede a quello che c'è su, però sa di roba delicata, neutra. Saponettine neutre, un po' più, però buono, delicato, non è fastidioso. Poi l'ultimo che non riesco a capire che frutta è, vediamo, perché l'arancia è là, il limone è questo, sembra ancora un limone, vediamo, tanto comunque, più giallo chiaro questo, più chiarino, chiaro, vediamo. Cedro e limone. Questo è sempre lo stesso odore, hanno tutti lo stesso odore comunque, non hanno odore di frutta, però è gradevole, buono. Però sembra bello al tasto. Ma sì, a vederlo. Non so come mai è. A vederlo sembra. Perché l'altro, gli altri penne di tiro, che sono freddi tutti, dopo si fanno, perché comunque si fanno, si spezzano, no? Allora rimane un attimo così, invece questo qua non si spezza proprio, è mollissimo e proprio un'altra cosa, un'altra sensazione gradevole da giocherellarci, ecco. Tutto lì, perché vedi che è proprio. Però dopo non sporca, perché appiccica tutto e basta. È tutto qua. Allora adesso abbiamo gli altri. Ve li faccio vedere, tieni, gioca, ho tutti i pezzettini attaccati, ma perché non li ho attaccati a quello. Allora adesso ci sono quest'altri che non ve li apro tutti, vediamo la consistenza di uno o due, che sono, ve ne apro uno giallo, uno verde, dai, questi con le faccine, e mi piacevano per il packaging. Adesso c'è ancora l'unghia nera, molto spettacolare, con tutte queste faccine qua, così, emoji. Allora, apriamo uno rosso. Vediamo questi che odore hanno. Anche questi sono uguali agli altri. Aspetta che ci appiccico su quel rimasuglio di... Questo qua sembra... Questo è diverso. Non è molle come gli altri della frutta. Come macaron? Sì, è più... Vedete che si spezza questo. E non cede come gli altri. Comunque, pian piano sì, ci si lavora, si fa. Adesso dopo ne apriamo magari uno verde. Anche questo è il profumo neutro. Buono però, delicato. Dai che sono carini, per il prezzo che hanno, adesso non me li ricordo, comunque vi lascio sotto sempre nell'info box il sito di Banggood e tutti i link, andate a sbirciare se avete voglia. E vediamo quello verde, dai, verde, però mi attira il verde. Vediamo. Sì, sì, questi sono più duri. Anche questi, stessi odori, l'odore non cambia, vedi, questo si spezza già, bisogna comunque lavorarci di più. Anche questi sono tutti sul trasparente, tutti belli colorati, dai, profumo che è assolutamente gradevole, non danno fastidio, no, belli, dai, si può dire niente. Allora, anche questi qua li abbiamo fatti vedere. Poi ho un altro pacchettino, sempre slime sono, che adesso ve li faccio vedere, e ci sono gli ultimi tre. Allora, partiamo con questo. Cioè, mi piaceva il packaging, no? Guardate come è fatto bene nella bottiglietta, troppo spettacolare. Poi c'è questo, in questo vasettino qua, bellissimo. E poi questo. Anzi, iniziamo da questo perché è un amore. Questi qua sono quelli che li facciamo vedere per ultimo. Cioè, guardate il packaging di questo qua, quel bel barattolino. Poi sotto ci sono le perline, e come si chiama, i cuoricini. No, bellissimo, adesso vediamo. Anche questo si spezza, beh, logicamente, però anche perché per toglierlo è un po' impossibile farlo uscire adeguatamente. Aspettate, perché dopo... Oh, si sente già cric crac con tutte le perline che c'è dentro. Aspettate, adesso lo togliamo. Oh, guardate che belli. Questo sa di rosa, mamma che buono, che è un profumo proprio buono. E sì, dopo in fondo ci sono ancora delle perline, dei cuoricini, poi si vanno a raccattare. Adesso andiamo a vedere qua com'è, perché non vedevo l'ora questo di tirarlo fuori, di provarlo. Si spezzerà anche, ne vedete, infatti si spezza, bisogna maneggiarlo un po'. Però sentite, perché c'è dentro le perline, che belle, anche i cuoricini, anche questo si spezza. Sì, bisogna, vedete, dopo ci sono i cuoricini dentro, questi qua piccolini, quelli da nail art, praticamente quelle pagliuzzine che comunque si vendono in giro, e poi li mettono negli slime, perché ormai è diventata di moda anche queste, quelle perline qua, sul rosa chiaro, sul fucsia, bellissimo anche questo, dai. Adesso lo faccio rimettere dentro a loro. Certo. Ecco, fate qualcosa almeno. E poi ci sono gli ultimi due, che sono questo e questo qua. Andiamo prima a aprire questo qua dalla bottiglietta. Questo è proprio
bello liquido, guardate, com'è che si chiama quello più liquido? Ma aspetta, c'ha un nome, non mi viene in mente però. Aspetta. Sì. Aspetta e spera. Aspetta e spera, cioè guardate adesso. Per forza deve essere liquido, Jiggly perché sennò, ecco, chi lo toglie da sta... Guarda? No, guardate, è meraviglioso. No, ma dovreste sentirlo. È già toccato. È stupendo. Ma pensa? No, ma è incredibile. Cioè, veramente. No. Cioè, guardate. No. Ma guardate la consistenza di questo. Cioè, veramente incredibile. È bellissimo. So, non l'ho mai preso, ma... È proprio slime roso questo. È vero slime questo. Anche secondo me. E poi sembra che dice lo butti su, ti sporca tutto, ma invece guardate che bello. Adesso arrivate con questo. È mio! No! No, guardate che meraviglia. Secondo me è più originale questo. È bellissimo! Ma infatti è particolare. Sono incantata da questo. Sì, ok, dai un pezzo per uno, fa male a nessuno. Poi rimettetelo in, fatelo cadere perché c'è in giro i peli del cane. Ce l'ho anche questi io. E poi anche questo. E dentro, infatti, in questo barattolino che si apre così, troppo originale, anche i packaging. Poi la bottiglietta lì del packaging è stupenda. È simpatica, sì. E guardate anche questo, il tappino, il bucchino è piccolino. E anche questo ti fa sarà capire uguale. È liquido, abbastanza liquido. E infatti, ma si vede, Adesso togliamo anche questo. Che bello! Ma c'è anche questo, vuoi no? Sono nostri, giusto? No. No! Tutti li lasciamo. No, sono vostri, giocateci, ma scherziamo. Però ogni tanto, magari, anche io... Adesso devo togliere, no, guardate anche questo. Possiamo anche appoggiarlo perché tanto non sporca. E poi almeno si vede proprio, cioè guardate. È slime roso. Ma guarda che storia, troppo bello, troppo divertente. Posso toccare? Che bello, bello fresco. Hai visto, ma cioè veramente bellissimo, sono rimasta. Posso questo? Ma davvero non c'è niente da dire, dai. Aspettate perché c'è il bottone piccolino. No, ma guarda che cioè che storia. Non credo che sia. Ma guarda, amore, sembra che ti sporchi, che ti... Bellissimo. Poi è troppo particolare. Sembrava quel film che c'era di... un film horror che c'era queste cose un po' strane. Troppo bello, bellissimo. Anche questo è vero. Non li abbiamo mai avuti di questa consistenza. No? Io sì, ce l'ho. Sempre o butter slime, o tutti quelli un po' più... o gli slime normali. Questo qua, bellissimo, davvero. Ce l'ho anch'io. Guardate che... Lo togliamo. Ma magari lo toglierò tutto perché è impossibile. Invece, da quasi. Vedete, è rimasto un pochettino, però fa niente. Ma guardate che bello anche questo di packaging. Cioè, ma guarda che... No, veramente. C'è questo. È bellissimo. Non so, io vi lascio con questa immagine. Ringrazio Banggood, Alessia, per questa opportunità. È veramente troppo bello. Adesso stiamo... Via, voglio giocarci io. Bellissimo. Dai, alla prossima. Bacioni della Nika. Ciao.